di sicuro avrete sentito pronunciare queste parole durante il periodo natalizio. Letizia, nessun regalo quest'anno, dobbiamo risparmiare, quindi faremo solo regali al bimbo Tine. Va bene. Ok. Giustamente, tutte noi vorremmo i regali di Natale. Siamo cresciute, di sicuro sarà entrato qualcuno di nuovo in famiglia. Ovviamente questo qualcuno sarà più piccolo di noi e la cosa non mi piace affatto. Immediatamente fate il conto delle persone che di sicuro vi faranno un regalo. Un ragazzo, la sorella, genitori, mamma. Ovviamente dei vecchini avremo tutti i soldi di questo mondo e noi rifileremo la solita risposta che è d'abitudine. Nonna, ma non dovevi, veramente. Poi però la situazione cambia e quindi alla fine passeremo il solito Natale pieno di doni. Ragazze, allora nuovo video, piccola intro, un po' divertente giusto per ridere e scherzare tutti quanti, perché non so voi come avete iniziato queste vacanze natalizie e soprattutto come aspettavate il momento della vigilia e se soprattutto vi siete scambiati i doni la notte della vigilia o il giorno del 25. Comunque in famiglia mia si scambiano i doni il 25, quindi sapendo che la situazione era questa, che avremmo fatto i regali soltanto alle nipotine, automaticamente non sapevo che non mi sarebbe arrivato nulla e invece poi c'è stato un grande risvolto come al solito. E iniziamo con questo video che non è solo video regali di Natale ma anche video dei saldi, quindi vi mostrerò tutto quanto. Iniziamo con il video. Ok ragazze, partiamo con i regali di Natale. Durante questo periodo natalizio, tramite Facebook e tramite Instagram, che è un'applicazione per l'iPhone, per chi vuole una dritta sulle applicazioni dell'iPhone me lo dica, magari faccio un video se vi va. E mi è piaciuto moltissimo quel programma perché potevo scattare le foto, modificarle e pubblicarle direttamente su Facebook e infatti qualche immagine l'ho messa durante queste feste natalizie. Allora, cosa ho ricevuto? Fatemi dire che il regalo che ho preferito di più in questo periodo natalizio è stato il regalo del mio ragazzo. È un orologio. Sapete che comunque vado matta per gli orologi di Guess, quindi altri orologi sì, li vedo, ma quelli di Guess mi piacciono sempre da morire. Quest'anno ero uscita con una nuova collezione e quindi il mio ragazzo mi ha fatto questo bellissimo regalo e l'ho ricevuto in questa pochettina, guardate che bella. E io ora questa la utilizzo per tenerci tutti gli altri orologi che ho, quindi quegli altri due orologi che ho di Guess che vi ho fatto vedere nei diversi outfit. E l'orologio in questione è questo qua. Guardate che bello. È fatto così, cinturino nero e quadrante nero. Come vedete qui ha tutti i diamantini. Poi ha tutte le ore segnate, i secondi soprattutto. E poi la cosa bella è che le lancette al buio un pochino si illuminano, quindi posso vedere anche al buio l'orario. Mi piace moltissimo. Secondo regalo è stato da parte della sorella del mio ragazzo e mi ha fatto queste bellissime ciabattine della zucca stregata, vedete, con le abete azzurra. Sono molto comode, le adoro, hanno le gommine, le ho già usate, quindi hanno le gommine, quindi è antiscivolo, molto carine. E la mia taglia è la S, quindi queste vanno a misura SM fino alla L. Il terzo regalo è stato da parte dei genitori del mio ragazzo. Erano stati a Praga in quel periodo e mi hanno portato, col fatto che a Praga lavorano l'Ambra, mi hanno portato questo ciondolino da mettere nel filo della collana e sono molto contenta perché io ero stata a Praga e avevo preso un paio di orecchini che si avvicinano molto come lavorazione, quindi è come se ho una pari ora adesso e sono molto contenta. Infatti è stato un bellissimo regalo, poi messo in questo sacchettino, veramente carino. Primo regalo di Natale che mi è arrivato è stato da parte di mio cugino e la sua compagna,
e insieme alla mia nipotina, quindi Ginevra, sono troppo contenta, si sono venuti a trovare e mi hanno portato subito il regalo di Natale. Mi hanno fatto questo maglione di Liu Zhou, semplice blu. Mi piace moltissimo e poi soprattutto mi serviva blu. È di quelli comunque molto attillati, quindi è molto carino, mi piace, e poi con la camicia bianca ci sta benissimo. A seguire mi sono vista con altri miei zii, che sono tecnicamente degli amici di famiglia, ma oramai sono come parenti. Mi hanno regalato questo pennello di Kiko, quello piatto con le setole piccole, quindi il numero 212 per chi è interessato, quello nuovo, della nuova linea, e mi hanno regalato questi tre pigmenti di Kiko, quindi quello viola che assomiglia a Violet di MAC, quello indaco, quindi l'azzurro con riflessi viola, e il numero verde, il numero 13, quindi quello verde smeraldo. Molto belli, mi piacciono tantissimo e sono molto contenta di questi regali. Mia cugina invece, quindi Francesca, mi ha regalato un set per il corpo, quindi questo qua, che è un profumo, un gel doccia, quindi, e una crema idratante per il corpo. Allora, è aromatizzata, quindi è al tè e cedro bianco. Sono molto contenta, è un bellissimo set e quindi lo sfrutterò il prima possibile lì. A seguire, durante le vacanze di Natale, mi è arrivato questo regalo che avevo vinto al concorso di Sara, dovevo, Sara tipica, dovevo assolutamente metterlo tra i regali di Natale perché era in quel periodo, quindi grazie del regalo, è bellissimo, l'illuminante della Benefit del concorso che ha messo lei, e sono stracontentissima, è bellissimo, mi piace moltissimo. Voglio solo farvi notare, guardate che bello, bellissimo, lo sto tenendo come una reliquia, anche se ha 9,4 puntogrammi di prodotto, quindi è tantissimo. Però sono fatta io un regalo di Natale, quindi oltre ai regali di make-up di MAC, che avete potuto vedere il video, che lì non mi sono regalata, mi sono fatta un altro regalo, che è stato questo profumo Elizabeth Arden. Quindi questo che era al tè verde e lavanda, l'avevo già sentito e mi era piaciuto tantissimo. Guardate che carina la scatola con la foglia qui rotta, perché ovviamente c'ha il profumo con la foglia. Bellissimo ed è buonissimo, mi piace tantissimo. Diciamo che mi sono fatta questo regalo soprattutto perché avevo trovato l'offerta che era buona. Mi hanno regalato questo bellissimo, guardate, set bagnoschiuma. Quest'anno è stato l'anno del bagnoschiuma, se capite Comunque guardate che carina forma di tazza, già così. E qui c'è in piccolo, questa dovrebbe essere una spugna, e qui c'è una crema per il corpo, un bagnoschiuma e una saponetta, vedete, per le mani, carino, della Noelle, Emanuela Biffoli. E sono molto contenta, mi piace moltissimo. Poi, cioè, da notare, questo è simpaticissimo, troppo bello. E perché mi hanno fatto questo set, che è un set, vedete, da portare in viaggio, che contiene un profumo e un, no, scusate, un profumo e, ah, e questo qui dovrebbe essere una lozione per il corpo, quindi se si vuole spruzzare dopo il bagno si rinfresca, quindi credo lo utilizzerò molto, della Basil. Molto carina, anche la confezione è carina perché si può riutilizzare, quindi può diventare una pochettina. E mi hanno regalato questo set, guardate, di Hello Kitty, è troppo carino da vedere. Mamma subito mi ha detto, vabbè, lo ricicliamo. No, perché? Lo tengo io. Questo è un bagnoschiuma al profumo di limone, l'ho sentito, è buonissimo, cioè è una cosa fantastica. E queste delle salviette struccanti, non mi aspetto che facciano un lavoro buonissimo, però voglio provare magari. Il regalo da parte dei miei genitori è stato il libro di Makeup Delight. Sono stata troppo contenta, troppo. Lo volevo, però non vi dico la verità. Loro me l'hanno regalato, ma io l'avevo già letto. Voi direte, quando l'hai letto? Io puntualmente andavo alla libreria che conosciamo la proprietaria, io e i miei.
E andavo lì, prendevo e me lo leggevo pezzo per pezzo, me lo leggevo e quindi io in un mese mi sono letta tutto il libro. Si vede che questa qui, questa amica di famiglia, ha visto questa cosa, però non aveva capito che io l'avevo già letto. Allora aveva dato la dritta ai miei e quindi i miei per Natale mi hanno fatto questo regalo. Io sono stata molto contenta perché anzi adesso me lo posso rileggere con calma. L'altra volta l'avevo letto così di prescia, certo. Quello che c'è scritto già lo sapevo io, però mi piaceva averlo. Poi io vado matta per Makeup Delight, soprattutto nonché Giuliana, quindi io la adoro proprio come donna, come modo di fare, proprio mi ci rivedo, anche se io, i miei video sono molto più tranquilli rispetto ai suoi, però sto cercando di cambiare, da notare l'inizio del video. Però devo dire, sono molto contenta, mi è molto piaciuto e vabbè, poi... Lei è molto molto camaleontica, quindi qualunque trucco, qualunque cosa fa, qualunque look prende, gli sta benissimo perché riesce tranquillamente a gestirlo. Ovviamente è makeup artist. Ovviamente anche quest'anno mio cugino mi ha regalato il paio di mutande, quindi sono arrivate anche quest'anno queste mutandine che però devo dire mi piacciono molto perché sono grigie, sto andando matta per il grigio in questo periodo e sono, guardate che carine, a pois. E davanti hanno questo fiocchetto, guardate, questo merlettino, no, carino, carino, mi è molto piaciuto. E i suoi genitori, quindi mia zia Claudia e mio zio Giuseppe, mi hanno regalato, ho ricevuto la collezione natalizia, quella di Kiko, quindi sono stata stracontentissima. Infatti quando l'ho visto ho già pensato a mia mamma, ho detto si vede che mia mamma gli ha dato una dritta. Mi è arrivato l'ombretto, quello color salmone di Kiko, bellissimo, lo volevo. E penso farò una review perché vi devo dire un po' di cose di questo ombretto perché già l'ho provato e devo dire mi piace, ma allo stesso tempo ho molte cose da dire, quindi questo qui mi piace tantissimo. Poi ho ricevuto la matita Double Glam, questa marrone e viola, la numero 09, e infine mi hanno fatto questo lip volume di Kiko, il numero 01, è un gloss dorato, ci ho fatto dei tutorial già. Tra Natale e i saldi c'era anche la Befana, quindi ho ricevuto due cosine per la Befana, quindi da parte dei miei e di mio nonno ho ricevuto questa sciarpa che me l'ha fatta mia mamma, guardate che bella, cioè me l'hanno fatta i miei, però mia mamma l'ha fatta, cioè l'ha proprio realizzata e infatti mi deve far vedere come l'ha fatta perché sono troppo curiosa di sapere, magari domani anche io potrei farlo a mia figlia. E quindi devo dire mi piace moltissimo perché è tipo fatto, cioè sembra, non so perché ragazzi, mi sembra tipo pompon, che però vedete bisogna stare attenti perché ha tutte queste lavorazioni a retina e se si prende un filo è la fine. Poi altro regalo l'ho ricevuto dal mio ragazzo che mi ha fatto una piccola calza con una piccola renna. E quindi lì mi ha fatto trovare giusto dei dolcetti così, ma niente di più perché sapeva che io la cioccolata non la mangio molto raramente adesso. E poi mi ha fatto trovare, non trovando i guanti per l'iPhone, mi ha fatto questo DVD della Disney che è Christmas Carol, che aveva saputo che durante le vacanze di Natale avevo visto questo film, non tanto in silenzio. Però mi era piaciuto perché con gli effetti speciali e con gli studi che comunque sto facendo io del 3D e via dicendo, ero molto interessata a rivederlo. E quindi ha deciso di regalarmi in questo DVD con gli speciali all'interno per vedere come hanno realizzato proprio il film. E devo dire, ragazzi, che è una cosa fantastica, cioè bellissimo, cioè sapere che proprio questo personaggio è veramente Jim Carrey in tutte le sue forme è fantastico. Però non vi dico niente, bellissimo, cioè guardatelo perché è veramente bello. Prima dei saldi avevo visto un vestito, poi devo dire che l'avevano scontato veramente tanto, costava intorno ai 30 euro e veniva adesso 20 euro. Mi è piaciuto troppo, era, guardate, questo vestito nero con questo scollo comunque a V, non troppo enorme, lungo, con le maniche semplici, dritte, e la cosa bella è che arriva sopra il ginocchio. La cosa bella è che sotto ha un gufetto, una spilletta a forma di gufo,
troppo carino. Quindi questo qui è stato il mio primo acquisto. Ho fatto diversi collant da Calzedonia, l'ho pagato 5 euro l'uno, scontate. C'era l'offerta pure, se ne prendete 5 spendevi, quindi troppo. Ho detto no, ne prendo 3, 3. No, ho speso 4 euro l'uno, quindi 4 euro. Questo è in color panna, color blu che ancora devo indossare, e questo color marrone tipo terracotta, molto molto carine. Poi ho preso nel negozio dove ho acquistato il vestito questa cinta. Veniva 20 euro, adesso l'avevano scontata a 12, quindi l'ho presa molto volentieri anche perché l'effetto è questo qui. Quindi a me queste cinte così senza fronzoli, mi piacciono molto. I miei genitori mi hanno regalato questo vestito che hanno trovato a Saldi, che guardate che bello, un giallo color senape. Queste maniche a risvolto, e qui la particolarità che hanno questo bottone, poi il collo alto, mi piace molto, e arriva anche questo fino alle ginocchia. Questo è tutto il vestito, semplice così, mi è piaciuto tantissimo e lo adoro. Assieme aveva questa cinta fina, color marrone, proprio cuoio. Non la utilizzo, però vedrò di utilizzarla quando trovo una maglietta proprio di questo colore, così la posso abbinare meglio. Da The Zenith ho trovato questa maglietta, non era in saldo perché se non sbaglio è di una nuova collezione uscita adesso, però mi piaceva, il prezzo non era male, 12 euro, e vi devo dire che mi tiene caldissimo. Mi piace perché poi è una maglietta, vedete com'è, così, che però non è così larga, anzi è molto attillata e mi piaceva moltissimo. Infatti penso che andrò a prendere un'altra di scorta. Li ho trovati, guardate che carini, che hanno pure, vedete qui il bottone che li ferma, e poi a seguire le dita tagliate a metà, solo il pollice intero. Questi guanti li ho presi da Accessorize al centro. Devo dire che il prezzo era veramente conveniente, perché venivano a prezzo intero erano 18,90 euro. Poi mi sono resa conto che avevano il 50% di sconto, quindi li davano per 9 euro e qualcosa. Ho detto alla fine mi piacevano. Poi mi ero resa conto che avevano la doppia imbottitura, quindi non erano dei guanti fatti tanto per fare. Guardate, hanno proprio la doppia imbottitura anche qui. E quindi ho detto 9 euro per me, per come sono fatti, sono stra stra validissimi. Quindi l'ho presi e mi sono piaciuti tantissimo. Sono andata da Pinky e ho trovato delle cosette carine. Ho preso questi orecchini, guardate che belli. Sembra che c'hanno qui un fiore. Mi piacciono tantissimo, poi me li vedrete, già ci ho fatto un video. Sono bellissimi. E questi qui li ho pagati 2 euro. Come 2 euro ho pagato questi qui. Questi sono gli orecchini, vedete? Hanno questi pendagli, hanno in più il fiore rosa, la pietra rosa. Non avevo orecchini sul tono rosa, quindi questi mi sono piaciuti tantissimo. Anche questi 2 euro. Quindi li ho voluti prendere. E in coordinato ci ho preso questo bracciale, guardate che bello, con questi penduli a forma di foglie e fiore. Qui una chiave, qui un altro fiore fatto meglio rispetto agli altri. No, carino, mi era molto piaciuto. E questo qui l'ho pagato invece 3,50 euro, quindi molto valido. Carino. Adesso vi faccio vedere anche saldi truccosi. Quindi partiamo da Deborah. L'unico prodotto Deborah che ho preso è stato questo nuovo blush, che è il numero 59, si chiama Mogano, ed è questo viola con un leggero riflesso marrone con i glitterini all'interno argento. Mi piacciono moltissimo questi della linea Far Dye Tech. Sono veramente validissimi e l'ho pagato 5 euro e qualcosa, c'era uno sconto di 3 euro e qualcosa, quindi visto che questi mi piacciono e durano tantissimo ho detto lo prendo. Sono stata da MAC, non tiene saldi, lo dico subito, però vi faccio comunque presente di questo acquisto.
E più che altro perché dovevo fare un back to Mac, e soprattutto se questo video lo vede una ragazza che mi aveva detto guarda che Mac non fa più il back to Mac se depotti gli ombretti, e mi è parso strano. Vi dico che invece mi hanno dato tranquillamente il back to Mac, mi sono presa un rossetto nuovo, lo adoro ragazze, si chiama Impassionate, è questo corallo. Bellissimo, vi farò un tutorial, ve lo prometto, perché Entrando nella fissa del corallo, mi piace il corallo adesso, mi piace moltissimo. e poi mi sono comprata a prezzo pieno, ma per me è come se fosse un saldo perché alla fine il rossetto non l'ho pagato niente, è stato un regalo. Questo nuovo Desert Glass, sapete che amo i Desert Glass, e questo qui si chiama Roman Holiday. È un bronzo con dei riflessi dorati e glitter rosa all'interno, mi piace moltissimo. E per finire su questione trucchi, sono stata da Kiko, non vi nascondo che oramai mi sono innamorata delle matite Double Glam, quindi vi tolgo subito il discorso che ho acquistato queste tre matite Double Glam a saldi, venivano 5 euro l'uno o qualcosa, boh, non mi ricordo adesso. E ho preso quella verde, quella nera e argento che è la numero 8 e infine la numero 3 che è la nero, la nera con la parte viola. Mi piacciono moltissime, le adoro queste matite, tanto vi farò una review. A seguire, tornando indietro ragazze, ho rivisto un attimo la collezione Chic Chalet. Hanno messo in saldo questi prodotti. Devo dire che ho preso un prodotto che non mi aspettavo di prendere. E ve lo tengo per ultimo. Quindi, cosa ho preso di sicuro? Ho preso di nuovo un altro gloss, così a rossetto, che è il numero 01, che è quello color corallo. Carino, morbido, idratante, tutto quanto, però ci ho già fatto una review e vi dirò tutto lì quello che penso. E l'ho pagato 3 euro. Poi ho preso questa, i famosi rossetti tinta, cioè che mi pare di aver visto tanti video review che questi sono tipo effetto tinta labbra, e questa cosa mi era molto piaciuta e mi interessava l'unico colore che era questo qui, lo 06, che era questo rosa, perché ho detto così quando lo metto ci posso abbinare un Desert Glass di MAC che gli dà ancora più luce e soprattutto maggiore durata. Quindi bellissimo questo colore, mi piace tantissimo, lo devo ancora provare, però devo dire che l'ho pagato poco, se non sbaglio anche questi 3 euro. Ultimo prodotto che non mi aspettavo di prendere, ovvero che è l'illuminante. L'illuminante è bellissimo, veramente bello. Cercavo un illuminante del genere, quindi effetto perlato, non dorato, e ho preso il numero 100. Qui rosa, effetto come vi ho detto cipriato, è un illuminante bellissimo e quindi ha un effetto anche perlato, mi piace tantissimo, il fatto che abbia tutto questo prodotto all'interno mi piace. Non so come mai io sono riuscita a pagarlo anche 1 euro in meno rispetto al prezzo che vi è segnato sul sito, però meglio così, bella per me, come si dice. Quindi ho preso l'illuminante ed è stato l'ultimo pezzo di trucchi che ho comprato perché mi piaceva veramente tanto. Ok, arriviamo all'ultimo acquisto dei saldi, che è stata veramente non tanto una pazzia, perché a differenza di quello che può sembrare, ho trovato una cosa molto interessante, anche a un prezzo molto conveniente, senza dilungarmi più di tanto. Questa è la scatola, io Alvero Martini lo adoro più che altro perché mi piace questo fatto della grafica del mondo messo negli oggetti, mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto per questo, non perché va di moda, lo voglio precisare perché uno può dire vabbè, segui le mode. No, Alvero Martini, io c'ho poco da Alvero Martini, mi piace per questo, non perché va di moda. Ho preso le calosce, guardate che carine, sono veramente stupende. Mi piacciono perché,
chi mi segue saprà che io per il compleanno avevo ricevuto le calosce di Calvin Klein. Mi piacciono molto e sono comodissime, ma io avendo dei problemi di schiena, un minimo di tacco devo avercelo durante il giorno, quindi ho pensato le compro perché posso alternarle con quelle di Calvin Klein. Poi soprattutto quelle di Calvin Klein le sto mettendo sempre adesso, quindi ho detto pure per dare un po' di respiro. E quindi ho preso queste scarpe, anche spinta parecchio dal mio ragazzo perché gli piacevano anche a lui. Guardate belle con questo tacchetto. Mi piacciono moltissimo. Calcolate che venivano 100, 130, io l'ho pagate 64 euro, quindi sono validissime. Poi contando il prezzo e contando comunque che sono calocce, durano un bel po'. Sono morbidissime, molto morbide e molto comode, ragazze, quindi cioè, se vi interessano andate a vederle perché sono veramente valide. Bene, ragazze, questi erano tutti i miei saldi e soprattutto i miei regali di Natale. Spero vi sia piaciuto il video, aspetto di sapere cosa ne pensate e un bacione. Ciao!